questa è la 25esima giornata della 23esima edizione di questa lunga milanesiana che è letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport. Il tema di quest'anno è il tema delle omissioni. Avete sentito e visto la sigla della milanesiana sulle note di Il ballo della rosa, un brano strumentale composto dal gruppo musicale Extraliscio. Lo scenografo Luca Volpatti con Francesco Gianferrari ha fatto danzare la rosa dipinta da Franco Battiato. Avete visto scorrere le rose per ogni tema della milanesiana, una fogliolina che vi dà un saluto perché finalmente siamo arrivati ad Ascoli. Da 23 anni questa rosa è il simbolo della milanesiana e per la rosa di Franco Battiato e per Franco Battiato chiedo un applauso. Dicevo che il tema è omissioni, il nostro grafico che rielabora le rose, che si chiama Franco Achilli, ha tolto tutte le foglie, ha lasciato una foglia che però è un fumetto e questo fumetto, poiché il sottotitolo era, ma poi lo abbiamo tolto, dire e non dire, non riporta nessuna parola. Quindi in questo sta riassunto molto felicemente da Franco Achilli il tema omissioni di questa edizione. Do il benvenuto agli ospiti di questa serata, Carlo Verdone e Paolo Mereghetti. Per loro un applauso. Continuo il discorso brevemente, intanto loro si possono accomodare. Fa caldo, ci togliamo le giacche. Non so, vedi tu Paolo se vuoi unirti per non creare imbarazzi. Oggi alle 19.30 abbiamo inaugurato una mostra fotografica nel nostro percorso, nelle arti della milanesiana, alla Galleria Contemporanea Osvaldo Licini. La mostra è intitolata Il colore del silenzio e è la mostra delle fotografie di Carlo Verdone. Io vi invito, per chi non l'avesse vista, molti di voi, perché siete numerosissimi e vi ringrazio, vi do io il benvenuto, non l'hanno vista e vi invito a vedere le fotografie di Carlo Verdone. La mostra sarà aperta fino al 15 di settembre e poi seguirà orari della galleria tutti i giorni tranne il lunedì. Questa sera si parlerà di fotografia, di cinema e di molto altro e Carlo dialogherà con Paolo Mereghetti. Questa è la prima di 5 giornate ad Ascoli Piceno, città di elezione della milanesiana ed è la nona città in cui arriviamo in un viaggio che ne tocca 20 di città. E prima di iniziare dovranno aspettare un pochino, ma intanto prendono tregua perché abbiamo appena finito di inaugurare la mostra, cedo la parola al sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. Grazie, buonasera a tutti e con immensa gioia che do il benvenuto a tutti voi alla 23esima edizione della Milanesiana. Siamo lieti, felici e orgogliosi di ospitare ancora una volta l'Ascoli Piceno in questa magnifica cornice del nostro massimo teatro, il Ventidio Basso, un appuntamento di calibro internazionale e grazie alla sua ideatrice, grazie Elisabetta, farei un grande applauso, grazie Elisabetta Sgarbi per... Per la nostra città si tratta di uno degli eventi più importanti dell'intera stagione estiva, una kermesse che fa della qualità il proprio fulcro. Siamo veramente contenti perché è coerente con la visione della nostra amministrazione che punta a far conoscere sempre di più la città di Ascoli Piceno grazie a eventi di questo calibro.
grazie questa sera a Paolo Mereghetti e a Carlo Verdone per la prima volta, grazie a Elisabetta Sgarbi, ad Ascoli Piceno, sono contento che le è piaciuto, fare un secondo applauso a Carlo Verdone, grazie per la presenza. È stupendo, è meraviglioso rivedere dopo tanto tempo il teatro gremito, dopo 2 anni difficili, veramente sono veramente felice e contento, il mio ringraziamento va alla Regione Marche, va a tutti coloro che collaborano con noi, la Fondazione, la Camera di Commercio e a Francesca Filauri, grazie per tutto quello che fai per la città e anche per la milanesiana. Grazie ad Elisabetta, già l'ho detto prima, grazie di cuore e buona serata a tutti. Grazie Sindaco, abbiamo parlato della Regione Marche, cedo la parola all'assessore alla cultura della Regione Marche, Giorgia Latini. Buonasera, buonasera a tutti e anch'io mi unisco subito ai ringraziamenti. In primis a Elisabetta Sgarbi che ormai da qualche anno ha scelto questa nostra città come sede della Milanesiana. Grazie anche all'amica Francesca Filauri, presidente dell'Associazione Culturalmente Ascoli. E quindi abbiamo questo evento di grandissimo spessore che non è un evento importante solo per la nostra città, ma per tutta l'intera Regione Marche, perché poi parliamo di un evento internazionale anche per il calibro degli ospiti che comunque sono sempre scelti e ben selezionati da Elisabetta Sgarbi. Quindi come Regione anche quest'anno sosteniamo la Milanesiana perché ecco, vogliamo puntare sulla qualità. E poi soprattutto ecco, è arrivato il momento no, di ritornare a vivere, lo diceva prima il sindaco, dopo questo periodo di isolamento adesso abbiamo voglia di rinascere, di rivivere. Quindi abbiamo adesso inaugurato una splendida mostra dove fanno da protagonista le nuvole, quindi il cielo. Ecco, dobbiamo ricordarci un po' di più di guardare il cielo e di comprendere che non siamo solamente materia ma siamo anche spirito. E quindi la Milanesiana ci offre anche questi approfondimenti anche di pensieri più profondi. Quest'anno si tocca il tema delle omissioni, un tema anche questo importante, no? Perché secondo me l'omissione è uno dei peccati più grandi che possiamo fare, un peccato interiore, un peccato dell'anima, perché a volte noi omettiamo di fare delle azioni anche virtuose oppure delle azioni coraggiose che abbiamo paura di fare, soprattutto anche noi politici a volte, no? Quando siamo in campagna elettorale promettiamo delle azioni, di fare delle cose anche coraggiose, poi quando stiamo lì troviamo le difficoltà e a volte non si portano a termine, invece il coraggio ecco, deve essere messo in campo e quindi mai omettere, mai il tempo di agire, perché comunque è importante poi dopo non avere né rimorsi e né rimpianti. Quindi grazie anche per la scelta di questo tema, perché ecco, sicuramente ci aiuta anche a queste riflessioni importanti e anche a fare dei pensieri insomma, interiori con noi stessi e per metterci in gioco. Quindi grazie ancora e buon proseguimento a tutti. Grazie a Giorgia Latini. Ora cedo la parola al presidente del Circolo Culturalmente Insieme, Francesca Filauri, che ringrazio per il grande lavoro di questi mesi. Buonasera a tutti e benvenuti quindi alla Milanesiana 2022 che è giunta qui ad Ascoli Piceno alla 5ª edizione e dopo dal 2018 quando è stato il primo anno che con il circolo appunto Culturalmente Insieme che mi onoro di presiedere grazie anche al rapporto speciale che ho con Elisabetta Sgarbi abbiamo deciso di portare qui nella città di Ascoli e da 2 giornate poi il festival è diventato sempre più lungo, quindi come quest'anno in cui si tiene in 5 giornate, ognuna con un
tema diverso, lo spettacolo, l'arte, la letteratura, la fotografia, questa sera la musica, e proprio secondo quello che è il filo conduttore della Milanesiana, che è quello di far dialogare arti e saperi diversi su un tema di discussione comune che quest'anno, appunto, come ricordava anche Elisabetta, è le omissioni. E, diciamo che appunto Ascoli è diventata una tappa fissa di questo festival, che è ormai un evento centrale dell'estate ascolana, e io devo ringraziare per questo in primis Elisabetta, perché appunto ogni volta ci porta dei programmi sempre più ricchi e più belli, e poi ringrazio però tutte le istituzioni e gli enti che ci consentono e che sostengono questa manifestazione, quindi in primis il Comune di Ascoli Piceno, la Regione Marche, la Fondazione Cassa di Risparmio, che per prima l'ha sostenuta 5 anni fa, e poi la Camera di Commercio delle Marche e il Circolo, appunto, che io presiedo. Ringrazio anche tutti gli associati presenti in sala. Quindi ogni anno la nostra città ospita programmi sempre più ricchi e belli, e quest'anno Elisabetta, assecondando anche un mio intimo desiderio che forse lei aveva intuito e che conosceva, ha deciso di portare nella nostra città questo ospite straordinario, che è Carlo Verdone, che è stato appunto da sempre uno dei miei attori e registi preferiti. Carlo Verdone ci onora qui della sua presenza in una doppia veste, quella consueta di attore, regista, di personaggio del cinema, stasera a teatro, e un'altra veste che abbiamo conosciuto oggi alle 19.30 al Museo Lecini, che è inedita, meno conosciuta, ma ugualmente importante, che è quella di fotografo e appassionato di fotografia, in una bellissima mostra che vi invito a visitare e che sarà qui fino al 15 settembre, dal titolo Il colore del silenzio, e con delle foto veramente suggestive e dense che suscitano grandi emozioni. Con questa mostra avete modo di apprezzare l'intenso mondo emotivo e la profonda sensibilità di Carlo Verdone, che d'altronde si percepiscono anche nei suoi film. Che un attore, regista e sceneggiatore come Carlo Verdone sia anche un appassionato di fotografia o un fotografo si può comprendere facilmente, perché da sempre il linguaggio fotografico e quello cinematografico sono correlati, e anzi possiamo dire che l'uno è compreso nell'altro, perché sono due espressioni diverse quanto simili di una forma d'arte che comunica, emoziona e racconta attraverso le immagini ferme o in movimento. Questa passione di Carlo Verdone, che è stata tenuta da lui nascosta al grande pubblico per molto tempo, è stata resa nota con felice intuizione per la prima volta da appunto Elisabetta Sgarbi, che nella mostra che appunto ha allestito con la complicità di Paolo Mereghetti nel Museo Madre di Napoli. Nel 2020, in occasione appunto sempre della Milanesiana. E in quell'occasione ero presente anche io ed ero emozionatissima per l'incontro con Verdone, come lo sono anche stasera. Però fui colpita profondamente dall'intensità degli scatti e dall'originalità non scontata delle immagini suggestive presenti nelle sue foto. In esse, tutte rivolte verso il cielo e scattate dal terrazzo della sua casa romana dopo una tempesta o al tramonto, trovai quella malinconia, quella poesia, quella dolcezza che traspare spesso anche nei suoi film più divertenti. In quei cieli scorrevano nuvole dalle forme diverse, in un viaggio poetico e fantastico. Straordinari sono i colori, infuocati per tramonti struggenti, dai toni pastello per le nubi, con giochi di luce, ombre e stratificazioni monocromatiche. Pare, guardando le sue foto, come avrete modo di vedere, sembra che Carlo Verdone sia capace con il suo sguardo di catturare il respiro della natura. Questo, secondo me, è il suo lato più intimo e più spirituale. Infatti, per lui sembra che fotografare sia come un'esigenza profonda. Prima l'ho anche ricordato durante l'inaugurazione della mostra, dice: noi parliamo, parliamo, parliamo e non ci fermiamo mai alle immagini, no? A guardare i paesaggi. E quindi per lui la fotografia è un rito solitario, quasi fosse una confessione, come l'ha definita lui,
è il suo modo di pregare Dio con una preghiera senza parole. Se dunque è straordinario avere Carlo Verdone nella nostra città, è un grande dono che ci lasci una parte della sua anima con la mostra fotografica Il colore del silenzio. E questa poi è la dimostrazione che la città di Ascoli Piceno è davvero diventata una città del cuore per Elisabetta Sgarbi, che con questa mostra ci fa conoscere meglio, apprezzare ed amare ancora di più un'anima bella come la sua, perché l'ha riconosciuta, l'anima bella di Carlo Verdone. Grazie Francesca, grazie per il tuo bel discorso. Questa mostra esiste per una complicità che è nata tra Paolo Mereghetti e Elisabetta, cioè chi vi parla, e insieme abbiamo costretto Carlo Verdone a fare questo dono al pubblico, perché abbiamo insistito molto, pensava che queste foto fossero per lui. Sono foto bellissime, la critica ne ha parlato, ne ha riconosciuto tutto il valore artistico, però ecco, direi che il merito è di entrambi, e quindi grazie Paolo e ancora un applauso per lui. Ora cedo la parola a Stefano Papetti, curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno. Però dovete, le cose belle si aspettano con desiderio, bisogna essere pazienti e poi arrivano. Sarò ovviamente brevissimo. Innanzitutto ringrazio Elisabetta di aver pensato a noi per questa mostra. L'idea di Elisabetta era quella di ospitarla al Forte Malatesta. Poi appunto, ascoltando un mio suggerimento, anche Elisabetta ha concordato che fosse opportuno che la mostra fosse allestita alla Galleria d'Arte Contemporanea intitolata ad Osvaldo Licini. E devo dire che nel corso dell'allestimento che ha seguito l'architetto Volpatti, vedere le foto di Verdone e attraverso le aperture che mostrano le sale dove sono esposte le opere di Licini, si creava questo rapporto di vicinanza tra due anime sensibili, anche se vissute in tempi diversi e dedite ad attività diverse come Verdone e Licini. Se appunto Verdone, come scrive nella presentazione di questa mostra, è stato suggestionato fin da bambina o dal vedere sul terrazzo della casa paterna le nuvole che assumevano forme diverse a seconda del tempo e del vento, anche Osvaldo Licini si affacciava dalla sua terrazza di Monte Bidon Corrado e i cieli di Licini, velati della stessa malinconia di quelli di Verdone, rappresentano appunto un elemento che rende le foto di Verdone qualcosa di estremamente suggestionante e suggestivo. Io ho sempre avuto in animo l'idea di fare una grande mostra di dipinti dedicati al cielo, partendo da uno dei grandi capolavori della pittura del Rinascimento, che è La tempesta di Giorgione, dove sì, ci sono due persone, ma la protagonista è la natura, il cielo, queste nuvole tra le quali scocca un fulmine, e poi di risalire appunto attraverso la pittura dei secoli successivi, Turner, Constable, Tiepolo, che hanno dipinto dei cieli meravigliosi, e arrivare fino agli artisti contemporanei. Quando ho avuto modo di vedere le fotografie di Carlo Verdone al Museo Madre di Napoli 2 anni fa, ho pensato che quella mostra si sarebbe potuta concludere con le foto dei cieli di Carlo Verdone. Quindi so che è una mostra molto difficile da fare, perché le opere che ho citato è molto difficile averle in prestito, soprattutto per una realtà che ha un respiro culturale importante, ma non certamente di una grande capitale che può permettersi di chiedere ai grandi musei opere importanti come quelle che ho citato. Ma insomma non dispero, e spero anzi che in una prossima versione vedremo qualche foto di Verdone in una bella mostra sui cieli che sono stati appunto fonte di ispirazione per tanti artisti e che ancora oggi rappresentano per le anime sensibili un motivo di interesse. Grazie. Grazie a Stefano Papetti. Questo incontro non solo è così affollato in teatro, ma appunto la città di Ascoli ha pensato anche di
preparare uno schermo all'esterno per tutti coloro che non sono entrati, ma è anche in diretta, quindi ci sta vedendo tutta l'Italia sul Corriere.it. Ci sta vedendo anche una giovane violinista che doveva iniziare con un prologo musicale, che si chiama Hildegard De Stefano, che non è qui perché si è presa il Covid. Lei è stata protagonista, la salutiamo con un applauso. È stata protagonista della Compagnia del Cigno, una fortunata serie televisiva in onda su Rai 1 per la regia di Ivan Cotroneo, e ha anche interpretato un ruolo nella segretissima e attesissima serie dedicata al personaggio di Ripley dei romanzi di Patricia Highsmith di prossima uscita. Abbiamo anche pubblicato un suo libro, Il diario musicale, e quindi lei anche insieme portava con sé tutte quelle arti di cui la milanesiana auspica possano avere un dialogo tra sé. Carlo Verdone non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo come regista di cinema, di serie TV, di opere liriche, lo conosciamo come interprete dei suoi film e non solo dei suoi film. Abbiamo imparato, questo è importante, a conoscerlo come scrittore, autore di due bellissimi libri giocati sul filo dell'umorismo, della malinconia e della memoria, La casa sopra i portici nel 2011 e 10 anni dopo La carezza della memoria. E domani questa sua attività di scrittore verrà appunto premiata con l'assegnazione del premio internazionale Flaiano Speciale di Narrativa 2022, quindi è qui oggi e domani verrà incoronato con questo bel premio, importante premio letterario. Questi suoi libri sono pubblicati da Bompiani, qui ad Ascoli lo abbiamo scoperto e lo scoprirete come fotografo, e se ha dato prova di un'analisi implacabile degli esseri umani, vedrete in questa mostra uno sguardo poetico che si posa sulla natura. E quale regione migliore poteva ospitare, visto la bellezza del paesaggio di questa regione, una mostra che guardasse la natura e anche le inquietudini che la natura suscita nell'animo. Paolo Mereghetti è una delle grandi e storiche firme del Corriere della Sera, da anni segue i grandi eventi cinematografici e da 30 anni è autore del Mereghetti, l'unico e il primo dizionario del cinema. A novembre uscirà per Baldini più Castoldi il nuovo Mereghetti. Saluto in sala Fabio Maiello, che è un collaboratore di Carlo Verdone, amico da sempre della milanesiana. Saluto Donatella Ferretti, con cui abbiamo fatto tanti progetti insieme. Vi ricordo, e questo è importante, che i libri degli autori sono nel foyer, che è sempre bello acquistare i libri perché leggere moltiplica la vita e comprare i libri aiuta i librai, che sono presidi di civiltà. A questo punto il dialogo tra Paolo Mereghetti e Carlo Verdone. Grazie. Io non dico praticamente niente. Come non dici niente? No. Prima Elisabetta ha detto che sarebbe parlato di fotografia, ma in tanti hanno anticipato questa mostra, non vorrei fare ulteriori spoiler. Ma io non parlerei di fotografia. Esatto. Hanno una mostra, la vedranno, giudicheranno, la criticheranno, faranno le loro considerazioni. Per me la cosa bella sarebbe, perché non, che le emozioni che ho provato io quando ho scattato le possa provare anche il pubblico. Questo non lo so, speriamo. Sono sicuro che ci saranno. Quindi, non parliamo neanche di cinema, perché, come dire, sarebbe scontato. Parliamo di teatro, perché non so se tutti sanno che Verdone ha cominciato facendo teatro. Non so se volevi fare... andare da Strehler e presentarti da lui. Vuoi raccontare un pochettino come sei arrivato a farti conoscere a teatro? Sono partito proprio da... Allora, innanzitutto io non avevo la minima idea di voler fare l'attore, non è una cosa che mi sentivo assolutamente inadeguato, perché ero un ragazzo sicuramente brillante per i miei compagni di scuola, imitavo tic, difetti,
andavo sempre sul dettaglio, quindi professori, le cose che... però in maniera un po' raffinata, non ero l'imitatore alla Noschese, alla Sabbani, a queste... no, ero proprio, andavo proprio sul dettaglio che non, era difficile captarlo. E mi sono laureato in lettere moderne, stavo per laurearmi in storia delle religioni, avevo fatto 4 esami di religione del vicino Oriente antico, quindi mi stavo preparando, se non che fui preso da Roberto Rossellini, che aveva visto 3 miei corti underground sperimentali, che non c'entrano niente con quello che faccio oggi, non era commedia, erano dei video influenzati dall'underground americano, quindi molto psichedelici, molto... peccato che sono stati persi dalla RAI, questa è stata una cosa veramente drammatica. Gliel'ho dati per cosarli, poi non so quando morirò. Verranno fuori. Sì, verranno fuori, sono convinto. Quindi dovete aspettare un po', credo. Speriamo di dover aspettare tantissimo. Più tardi possibile. No, poi è successo questo, che mia madre, che era la mia vera sponsor, mio padre voleva che io diventassi... Padre era un famoso professore di storia del cinema all'Università di Roma. È stato il primo professore di storia critica del film, perché ha aperto lui l'istituto storico di spettacolo, quindi quindi sì, era un intellettuale. Voleva che entrassi probabilmente all'università, che facessi un lavoro serio. Mia madre invece aveva capito che avevo delle attitudini come attore, come cosa, e quindi in qualche modo mi spingeva ad aiutare mio fratello a fare l'attore per una compagnia teatrale universitaria. E allora all'età di 20 anni feci il mio primo debutto in una cantina gelida di via Cavour a Roma, interpretando Pittura sul legno, che era un atto unico di Ingmar Bergman, una cosa serissima, tremenda, e io dovevo fare Jons, il cavallerista, il palafreniere. E me la cavavo bene. Poi a un certo punto cominciò ad arrivare anche qualche critico, Momento Sera, il Giornale d'Italia, cioè i giornali un pochino minori, però tutti scrivevano bene. Allora ero contento, il pubblico era sempre chiaramente quello degli amici, gli amici universitari, i parenti, non ci avevamo pubblico pagante, perché non potevamo fare pubblicità sui giornali al nostro spettacolo, mettevamo le locandine nei bar, all'università, quindi venivano soltanto i nostri amici. Una sera si ammalarono 3 attori e si beccarono un'influenza tremenda, ma perché quel posto era gelato, non era, infatti gli spettatori venivano poco perché mandavano la voce: non ci andate là che bebiate la broncopolmonite. E infatti 3 attori nostri se la presero e il pubblico era sempre più scarso. A quel punto mio fratello aveva pagato questo teatro con i suoi risparmi, era disperato, ha detto: come facciamo? Allora io, una botta dei fuori, gli ho detto: te li faccio io i personaggi. Ma come fai? Non ti preoccupare, le battute un po' le so, mi dai il suggeritore un po' più forte e vediamo di... Alla fine feci lo spettacolo e fu un successo clamoroso. Quindi, perché facevo una vecchia fattucchiera, facevo un mago, facevo Jones, il personaggio mio, e quindi alla fine, insomma, quest'attore che faceva più cose, diventava una curiosità per il pubblico, tant'è che venivano per vedere, e veniva anche gente che non si conosceva. Questa cosa era importante. Sfidavano il freddo. Sì, e quindi quando si guarirono quelli, non li volevamo più. E quindi no. Allora gli si fece un discorso: guarda, abbiamo capito che nell'economia, ma andate a fanculo. Cioè, ci mandarono tutte le maledizioni. Io ebbi una bellissima critica su Momento Sera, una bellissima critica sul Giornale d'Italia, una bellissima critica, non mi ricordo dove ancora, tutti i giornali minori, Avvenire, vabbè, però intanto ne avevano parlato bene. Continuo la mia università, continuo a fare i miei film in Super 8,
e vedo che la mia vita dopo la laurea deve prendere una piega in qualche modo, e io pensavo che sarebbe stata nell'Istituto Storico Religioso. Sì, sarei diventato, mi piaceva molto come materia. Poi mia madre invitò una sera Roberto Rossellini a cena. Casa mia era sempre piena di artisti, registi importanti, per via di papà e tutto. E gli disse: Roberto, mi farebbe tanto piacere se tu potessi dare un'occhiata a 3 film che Carlo ha fatto. Sono dei piccoli corti, 20 minuti, però vorrei un giudizio. Papà: ma dai, Rossana, che Roberto si mette a vedere i film, quello con tutto quello che c'ha da fare. Ma perché? Io l'ho chiesto con gentilezza. Quando... No, ma scusa, fammi venire Carlo. Io stavo dietro la porta. Io entro. Carlo, scusa, dopo domani alle 11 vieni al centro sperimentale e mi porti questi tre cortometraggi, li vediamo insieme, vediamo se mi piacciono, ti faccio fare la richiesta per entrare al biennio di regia. Addirittura, maestro, grazie. Allora, mio padre era, rimproverò anche mia madre, ma perché hai rotto le scatole a Rossellini? Carlo fa delle cose così per dire, no, Carlo fa delle cose belle. Insomma, andai la mattina, mi presentai al centro sperimentale con una paura tremenda, mi portai io il proiettore in Super 8 e le tre bobine. Dopo 20 minuti di anticamera entra Rossellini, un grande profumo di brillantina, un uomo che fumava le Chesterfield senza filtro, una giacca scozzese, mandava un buon odore. Allora, piazza il proiettore, subito maestro. Allora prendo il proiettore, lo piazzo e dico: senta, ma qua c'è un problema. Quale sarebbe il problema? Che qua non ci sono le tende, non ci sono le serrande. Allora scusi, io come faccio a proiettare? La stanza è completamente bianco, cioè abbiamo il sole, se potesse andare in un'altra stanza, no, la stanza è questa. Io già capì, dico, ma questo strano, dico, ma maestro, io bisogna allora che la macchina la devo mettere qua vicino, e arrivai qua a questo punto della parete e dico: qua così può vedere, e mettilo qua. E dico: ma così lo vede come un francobollo del Nicaragua il film mio? Io so vedere i film. Vabbè, siccome la Madonna quasi si incazzò, e io dico: no, ma ci mancherebbe altro. Allora, qual è il migliore? Io non li posso vedere tutti e tre, già cominciava. No, il migliore secondo me è Elegia notturna, immagini che vanno dal tramonto fino all'alba passando per la notte. È un film sperimentale, psichedelico, metti, fai partire. E io partì e lui veramente vedeva il film, il quadratino era questo, io dico: ma come si fa a vedere un film così? Allora a un certo punto si accendeva la sigaretta, io per tentare di fargli vedere il film meglio montai, siccome il centro sperimentale fu fatto dall'architetto Valente, che nell'epoca del fascismo fece delle belle architetture anche, però era tutto finestroni enormi, marmorei. Allora montai sul davanzale e i finestroni erano veramente alti, tentai con la mano di coprire il sole che non andasse sulla faccia di Rossellini, e man mano che lui andava avanti il sole si spostava, io facevo sempre più così, io vedevo la morte, perché lui non si era accorto, io ero alto così, cioè poi quando sono sceso ho fatto un botto, ero veramente, stavo così, e lui che guardava i film così. Alla fine ne la feci più, venni giù, però il film era quasi finito. Allora lui buttò la sigaretta e disse: mi è piaciuto. Ah, dico, nonostante, mi è piaciuto. Grazie. Si vede che tu ami molto il cinema di Antonioni. Io di Antonioni non avevo mai visto un cazzo, ma mai, niente, avevo visto solo Blow Up, che bene, ma non c'entrava niente. Allora io dissi: sì, molto. Quali ti sono piaciuti di più? Beh, gli ultimi sicuramente, gli ultimi. E poi Blow Up.
Su Blow Up un giorno dovremo fare un discorso, perché ha delle cose buone ma delle cose che secondo me... Ma fai la domanda per entrare nel biennio. Grazie maestro, grazie. E da là entrai al centro sperimentale. Fatto il centro sperimentale, finito il centro, col diploma in mano, arriva il momento della laurea, ma che faccio? Mi devo laureare in storia delle religioni, ma adesso che faccio il biennio diventerò un regista col diploma. Alla fine mio padre disse, fai una tesi di laurea che è l'influenza della letteratura italiana nel cinema muto italiano. E feci quella, presi un 110, senza lode, ma chi se ne frega, già era un bel risultato, presi il diploma e dopo il diploma non successe assolutamente niente. Tutti cioè andavo a fare dei film come assistente alla regia, come secondo aiuto, veramente umilianti certe volte. Io mi ero così preparato bene, andavo a fare dei film dove praticamente, perdone, forza le battute all'attrice, l'attrice era nuda col sedere qua che stava praticamente cavalcando uno nudo e io mi dovevo mettere sotto così e davo le battute, però vedevo... C'ho le anche nuove, posso far tutto. Allora mi mettevo praticamente a dare le battute nelle situazioni più sconvenienti, però era veramente era anche molto divertente. Era il cinema di quegli anni, era il cinema della cavalla tutta nuda, quel movimento che mi Lubalda, quel gran pezzo di Lubalda, quel gran pezzo di Lubalda, era per il momento sexy. Però sto cinema. Allora, un bel giorno, che cosa? Il teatro successe questo, che una sera andai a un teatro alberichino a Roma, che era un teatro dove c'era stato un comico che era andato fortissimo, si chiama Roberto Benigni, e ha fatto un monologo su Cioni Mario, e se ne parlava tanto. Portai un mio amico inglese che non parlava una parola di italiano a vedere un mimo che era Daniele, il povero compianto Daniele Formica. Dico, perlomeno vedo un mimo, cioè, capisce, sapevo dove portarlo e gli piacque. Vabbè. Però questo locale si trasformava in un ristorante dopo, dove venivano pittori, altri attori di compagnie sperimentali, underground, Mehmet Perlini, Carmelo Bene, Mario Schifano. No, una bella. Era un gruppo. E là mi si affacca, c'era un mio amico, ma fai quella voce di quello là, fai la voce di quello, fai la voce. Allora il direttore del teatro disse, ma perché? Perché non vieni qua e ti prendi 2 settimane e fai uno spettacolo? Alla fine, mia madre come al solito, vai, ti do io i soldi e vai a fare lo spettacolo. Allora cominciai praticamente a scrivere di notte, che non mi veniva niente poi. I primi monologhi, perché erano uno spettacolo di monologhi scenetti. Il primo monologo, caro Paolo, per rispondere alla tua domanda, che io presentai al teatro la sera davanti al pubblico con i critici davanti, Repubblica, Corriere della Sera, Il Tempo, Il Messaggero, andai al bagno 20 volte prima di entrare in scena. Io entrai in scena col monologo di un ipotetico discorso agli sposi di un prete di campagna, che iniziava così. Qua era importante perché io dalla voce risalivo al tipo, tali e quali, cioè i personaggi della vita quotidiana ripresi tali e quali, però col procedimento dalla voce risalgo alla tipologia. E qua era tutto, la comicità era fatta di niente, era proprio sentire la classica voce clericale, buonista, zuccherosa, no? di certi preti, insomma, di qualche anno fa, e cominciava grosso modo così. Io non so mica se me lo ricordo, ci provo. Cari fratelli, cari sposi, è con grande letizia che oggi ci incontriamo. È un momento questo che ci unisce nella preghiera al nostro Signore Gesù Cristo per i nostri fratelli Walter e Nadia, che oggi consacrano il loro matrimonio a nostro Signore. Non è facile oggi, fratelli, penetrare l'importanza di questo passo. Oggi per molti
Il matrimonio è una parola senza senso, una parola comune come cane casa, cavallo tavola sedia. Ma perché? Ci siamo mai domandati il perché? La risposta, cari fratelli, è chiara, semplice, limpida, tersa come l'acqua. Oggi molti matrimoni naufragano nella tempesta degli interessi. Oggi molti matrimoni sprofondano nel baratro della reciproca incomprensione. Oggi molti matrimoni si fondano esclusivamente sulla bellezza estetica. Vedete, cari fratelli, è qua. Come tiravo giù l'occhiale e veniva fuori. Scattava l'applauso. Veniva fuori l'occhio bacucco e c'era. Io, quando ci fu la prima, partì con questo monologo. Per nervosismo già sbagliai subito, saltai in due righe. Per riprendere la cosa dovetti fare un volo pindarico. Però alla fine, quando sentì che rispondevano le risate, avevo capito che stavo comunicando col pubblico e quindi in qualche modo. Tutti i personaggi del teatro erano personaggi che avevo sempre visto nel mio quartiere. Frequentavo molto il mio quartiere, vicino Campo dei Fiori. Per me è stato fonte di ispirazione. Tutti i personaggi di Un Sacco Bello, di Biancorosso e Verdone, Troppo Forte, quei mitomani, quei megalomani, quei grandi cazzari, nascono ancora dai ricordi, dei racconti che risalgono a tanto tempo fa, che poi io ho aggiornato chiaramente nel tempo che stavo vivendo. Per esempio il Bullo, che è stato personaggio importante in Un Sacco Bello, no? O feci anche Troppo Forte in qualche maniera, ma il Bullo, era un personaggio che tra l'una e mezzo e le due veniva insieme con altri autisti del Ministero di Giustizia, perché era un gruppo di autisti del Ministero della Grazia e Giustizia, andavano al bar Mariani in via dei Pettinari a prendersi il caffè. Però venivano anche in determinati giorni, perché di fronte c'era un hotel dove venivano delle ragazze molto belle dal nord Europa, cattoliche, quindi venivano le ragazze carine, allora loro si mettevano davanti alla porta del bar e c'era sempre la cosa, oh, stanno a scendere, io ero ragazzino, là me li guardavo, però me li studiavo bene. All'epoca c'era ancora il pettinino, perché c'era ancora chi si pettinava la Elvis, quindi come vedevano queste ragazze che con le valigie dal pullman attraversavano, passavano davanti al bar ed entravano nell'hotel, loro subito col pettinino così, e a un certo punto uno disse, oh, famo vedere che gli italiani sono belli, oh. A bella cavalla. Io lo guardai e dissi, ma è meraviglioso. Però all'epoca io non c'avevo tanta voglia, non pensavo minimamente di far l'attore. Però è meraviglioso per rifarlo magari con gli amici, con le cose eccetera. Chi avrebbe mai pensato che poi... Ma... Voi che vediamo un pezzettino? Voi che vediamo un pezzettino? Abbiamo un pezzettino di Un Sacco Bello, non è lì Lippi, che è un altro, e c'è anche un Verdone prete che a un certo momento entra dentro. Magari possiamo vederlo, che è uno dei cavalli di battaglia, quelli che come dire, hanno segnato. Mentre camminavo, un sacco di fiori che si aprivano al mio passaggio e un sacco di profumo che si espandeva per tutta la campagna. Era veramente qualcosa di inebriante, no? E poi un'altra cosa favolosa era proprio che gli uccelli, e veramente un sacco di uccelli, no? Proprio che scendevano proprio dagli alberi, no? Cioè, quasi per parlarmi. Che parlate? Che ero pappagalli? Montoscale che stanno pure i pappagalli. Scusa, Maria, ma non interrompiamolo, per favore, non interrompiamo. Cioè, improvvisamente, no, in fondo ad un sentiero, no? Vidi come la figura di un uomo, no? Vestito di bianco, no? Cioè, dal cui volto veramente splendeva una luce un sacco strana, no? Cioè, ma la cosa ancora più strana era, cioè, che mentre io mi avvicinavo a lui, no? Cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no? Poi un sacco freddo. Cioè, quando giunsi a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi, no? E fargli questa domanda. Cioè,
Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre. Brega era grandissimo. No, Lippi, allora, quando io nel 75 facevo l'assistente alla regia in un film di Franco Rossetti che si chiamava Quel movimento che mi piace tanto, a un certo punto, il primo giorno, comincio a conoscere un po' la troupe, io me la cavavo bene, ero un bravo assistente, sapevo sistemare bene gli attori. Quando c'avevo tanti attori, un ballo, una festa, dei passaggi anche per strada, ero bravissimo, quasi imbattibile. Quindi il regista era contento di me, quindi coordinavo, sincronizzavo bene tutto. Però presentavo, e c'era uno che invece stava sempre da solo, ogni tanto sfumava delle canne fuori, lontano, quei capelli in porricci, la Jimi Hendrix. A un certo punto mi fa... Qua scoprì la voce dell'Ippi, è stato questo, si chiamava Ennio, faceva il microfonista. Mi fa, stava così, il regista fa, Chuck in campo, aspettate la macchina, fa un minuto, dottore. Si mette col microfono così, con l'asta. A un certo punto mi fa, perdon, io dico, l'hai sentito l'ultimo dei Pink Floyd? L'hai sentito l'ultimo dei Pink Floyd? Dico, perché è uscito? Wish you were here. Com'è forte? Senti proprio l'acido. Quando sentì questa voce qua, dissi, ma questa è la stessa voce che usano il movimento studentesco nell'aula Sesta a Roma, c'è un certo tipo di gente che viene da una certa borghesia ma che la rifiuta, vuole entrare nella lotta politica, vuol far capire che è un po' intellettuale, quindi è un altro personaggio, quindi, che dentro di me è cominciato a crescere. Quindi è il bullo, è il fricchettone, è il prete, vabbè, del... personaggio minore, non è un personaggio che lo puoi diventare protagonista perché è una macchietta. E quindi piano piano tutti questi personaggi cominciano. Poi credo che forse, ecco, la mia attenzione verso gli attori che mi stavano accanto, l'aver scelto Mario Brega, Sora Lela, sia stata una carta molto vincente, perché Sergio Leone non la voleva Elena Fabrizi. Sora Lella, ma che te sei impazzito? Dico, perché? Ma c'ha 300 di colesterolo, entra e esce da ospedale, non ce l'assicurano, poi si muore sul set, che famo, ricominciamo il film da capo perché volevi la Sora Lella. E si arrabbiò stando via. Io là mi impuntai e dissi, no, o Sora Lella o niente. Ma perché non ci stanno altre? Facemmo provini con lui presente, non trovammo nessuna come la Sora Lella. Quindi gli feci un discorso, dico, ci penso io, faglio te, però guarda, gli tiri fuori dei sordi, Dissi, Sora Lella, noi adesso andiamo a fare un film importante, era Bianco, Rosso e Verdone, questa, la prima volta che la conoscevo. È importante la dieta. È molto importante, lei quando si sente affaticata ce lo dice, noi interrompiamo le riprese, lei si mette seduta, io faccio altre cose, mi faccio i piani miei, però mi raccomando, stia attenta a mangiare poco, perda pure qualche chilo, non facciamo alzare la pressione, non alziamo il colesterolo, no tesoro mio, ma ci mancherebbe altro. Dopo una settimana un cretino dei macchinista, ah Sora Lella, ma voi che ci avete un bel ristorante, ma una bella carbonara non ce la può fare, ma tesoro mio, dammi una cosa, una pentola da campo, te la faccio per tutta la truppa, dai. Cominciò a fare la carbonara a pranzo, la matriciana a pranzo. Io mi arrabbiavo, dicevo, Sora Lella,
No, lei non deve accettare queste cose qua. E tesoro mio, vabbè, ma che vuoi che sia un giorno una carbonara, un giorno una cosa? Domani ti stiamo a dieta. No, io ho preso 5 kg, tutta la truppa era diventata... Perché? Perché faceva da mangiare bene, quindi ci rovinò. Avremo un però... pezzettino che con la sorellina, sì, sì, vediamo certo. Questo da Bianco, Rosso e Verdone, la scena alla farmacia... Allora, mo pure il collirio, allora non sta sto collirio. Non mi risponde con quel tono, capito? Io c'ho il riverbero nell'occhio e sta nel sacchetto delle medicine. Non sta sto medicine. Non sta, starà qua, prima zia mi ha dato. Io ne vedo. Oddio, nonna, mica l'abbiamo lasciata a Vicenza. A Verona, scusa. Ah, vuoi pure lì che ne faremo a meno? E che vuoi fare? No, non ci prova per niente, non ne fa ma meno per niente, va bene? Meno male che mi sono tenuto sta lista, aspetta un attimo, faccio subito. Oddio, scusi. Oddio, ma pure le convulsioni. Oh, vattene, e vattene, vattene. Non ci provare. Nonna, 39.000 lire, te dico solo questo. Oddio, nonna! Che c'hai? Indovina dove stava il sacchetto delle medicine! Dove? Qua sopra! E mo? E mo prova a farmi rimborsare! E provaci un po'! Mannaggia! Aspetta, Che? Nonna! Nonna! Mi hanno fatto un buono! Che vuol dire? Vuol dire che... Che te la vinde il culo. Capisco che senza Soralella non si poteva fare questo film. No, ma io credo una cosa, che certi film, io non parlo solo dei miei, parlo anche di altri, certi film... Certe commedie soprattutto sono importanti, sì, per il protagonista certamente, ma non sarebbero state così importanti senza certi caratteristi che supportavano il film in una maniera straordinaria. Come fai a pensare a Bianco, Rosso e Verdone senza lei, senza Mario Brega, con tutti i salti mortali che potevo fare io? No, però la scelta del regista è stata quella di aver puntato e di avergli dato delle scene importanti sia a Brega che a Lella e ad Angelo Infanti, in modo che infatti molta gente quando ricorda il film ricorda certe battute soprattutto di Soralella o di Mario Brega o di Angelo Infanti, ricorda anche le mie, ma meno male che ho fatto questa scelta. Ogni tanto bisogna, peccato che oggi per esempio nel cinema di oggi non ci siano più i caratteristici di una volta. Non so se è il periodo, tutti vogliono fare i protagonisti, tutti, non lo so se è una questione di scrittura, eccetera, però certamente chi è un bravo caratterista non muore mai. L'attore che fa il protagonista, se sbaglia anche il secondo film, non lavorerà più. Quindi, capito, quindi è un peccato. Questi erano grandi, gli ultimi, secondo me erano gli ultimi grandi caratteristi che abbiamo avuto, poi non abbiamo avuto più nessuno. Quelle belle comparse che si vedevano nei film a Cinecittà, non ci sono più adesso. Non ci sono più anche, no, sono cambiate, è cambiato la società.
Oggi abbiamo tante culture diverse, abbiamo delle comparse rumene, africane, però vanno bene uguale. Che vuol dire? Guarda con che anticipo a quel sapone, inizia a quel sapone, e io ho quattro studenti di colore, tre studenti di colore, tutti, e faccio lezione di italiano in acqua e sapone. Quindi anche in un sacco bello c'era quello che faceva il ragazzo che stava all'ostello quando portò la spagnola, era un africano. Uno disse, ma che, oggi la parola negro non si può dire, vabbè, però disse, uno porta in sala quando entrò, cioè, oh, ma che è negro quello? Cioè, ma per dite, capito, che era impensabile vedere in una commedia uno di colore che facesse quel ruolo là. Quindi, però, si capiva che il mondo stava un attimo un po' cambiando, ecco. Però, quanto sono importanti, vedi, senza loro... Prima, nella fotografia che c'era prima, c'eri tu, c'era Brega, e di fianco c'era uno che non era una comparsa, non era un caratterista, nonostante una bella barba, ma che è Sergio Leone, che ha un ruolo importante nell'inizio della tua carriera. Tu lo conoscevi già? No, io amavo tantissimo i film di Sergio Leone, andavo a vederli ogni volta due, tre volte. C'era, mi ricordo, per qualche dollaro in più, mi ricordo che l'andai a vedere al Super Cinema a Roma, finì il film e rimasi per rivederlo ancora un'altra volta. Una volta si poteva. I film di Sergio Leone erano qualcosa di fantastico. Era un uomo... Quando mi arrivò la telefonata dopo Non Stop, dopo quella fortunata rubrica televisiva di Enzo Trapani, quel varietà, mi arrivò la telefonata di Sergio Leone, avevano chiamato in tanti, ma io non mi fidavo. Mi disse, te voglio vedere un attimo, domani puoi venire alle 4 da me? E dissi, sì, dottore, lo chiamavo dottore. Sì, sì, sicuramente, via Birmania 98, va bene. Mi ricordo che arrivai, era inverno, mi ricordo un sudore gelido di quello che se la fa sotto, perché lui era si divertiva a essere autoritario, a mettere paura alla gente, si divertiva, voleva subito far capire che con lui non si scherza, che con lui c'è una personalità che è superiore alla tua. Allora, c'era un grande, sulla porta, c'era una grande maschera, un leone di legno, e sulla bocca del leone c'era il buco del pulsante. Però se il pulsante non lo vedevo, dico, vabbè, starà dentro, se sarà rotto. Metto il dito dentro, subito una scossa elettrica drammatica, e già l'ho preso come un presagio terribile. Allora colpì col battente, c'era un battente, dopo un po' sentì i venti cani che cominciarono a abbaiare, e venne ad aprire un cameriere con i capelli come Jimi Hendrix, tutto schizzi di sugo sulla giacca bianca, e mi disse, dottore sta aspettando su, prego. Allora io entro in questa casa bellissima all'Eur, sto qua piano di sopra, allora arrivai e trovai quest'uomo con la barba bianca, che mi fissava con gli occhiali ottagonali, con la montatura ottagonale. È stato un minuto a fissarmi, mentre mi fissava io ero arrivato poi con una valigetta 24 ore dove dentro c'avevo un soggettino cinematografico scritto con Marco Risi, pensa te. E là dissi, intanto il rigagno del sudore, ma lui si divertiva quasi. Io devo capire ancora perché mi fai ridere. Non c'è la faccia del comico. Che c'è dentro quella valigetta? Dico, c'è un soggettino, mi piacerebbe che lei lo potesse leggere. Lasciamelo, mi chiamami domani, va bene. Ancora silenzio. Vabbè, ci vediamo domani. Non gli so piaciuto, già non faccio ridere, devo capire perché non mi fai ridere. Dico, è stato un disastro. Il giorno dopo chiamai, me lo passarono.
Dottore, dico, ha letto già? Certo che ho letto. Vuoi venire adesso? Dico, va bene. Forse gli è piaciuto. Allora, arrivato là, battente, perché non volevo prendere la scossa, al dito, arriva il solito cosa, sempre schizzi di sugo. Vado su, dottore, gli è piaciuto? Fa ridere? E lui subito fa piagne. Ho prese e me lo lanciò con tutti i fogli che andarono sullo studio. E io? Però fu bravo, perché disse, senti, qua dobbiamo rompere ogni indugio. Qua bisogna che mi fai lo spettacolo intero che io ho visto, perché lui aveva visto, io non lo sapevo, aveva visto il mio spettacolo all'Alberico, il mio secondo spettacolo, al piano di sopra dell'Alberichino, e nessuno mi ha detto niente, ma ha visto Sergio Leone, quindi dice, bisogna che me lo rifai per i proprietari della Medusa Distribuzione, che erano Poccioni e Colaiacomi, i vecchi proprietari della Medusa. Dico, vabbè, dove? Qua sotto, sotto la piscina mia c'è un teatro, c'è un cinema, domani mattina vieni e rifai lo spettacolo, così vi facciamo capire che tipo di personaggi fai. Ma io non c'ho bisogno, no, fai da solo, fai monologhi, fai scene. Questi due vennero, io feci lo spettacolo, per me fu uno spettacolo terribile, perché da solo, senza le spalle e tutto. Però alla fine questi qua si alzarono e disse, ma io non lo so, è una comicità che non è una caca, non la capisco tanto, però se dici che fa ridere, vabbè, proviamoci. Ma non deve costare tanto, no, ma non costa niente, hai le prime armi. E io stavo a dire, le prime armi, però non è che te lo faccio credere. Alla fine mi mise in mano a Benvenuti De Bernardi, che erano due grandissimi sceneggiatori che mi insegnarono a scrivere un copione, e praticamente buttai giù un sacco bello che, i cui personaggi provenivano tutti dal teatro, in poche parole, no? E quindi ricorderò sempre la proiezione con la critica alla fine del film, perché io alla fine del film non ci capivo più niente quello che avevo fatto, era montato, io non sapevo se il film era bello, era brutto, non ci capivo niente. Arriva il momento che lo vedi montare 100 volte, no? E allora Leone mi prese da una parte e mi disse, devi stare calmo, perché io il film, guarda come ce l'ho, c'ho così, c'ho qua dentro il film, quindi pensi che andrà bene? Sta qua dentro il film, e il film andò bene. E quindi io ebbi in Sergio Leone veramente un padrino artistico importante, un grande amico, e di lui voglio ricordare due cose che mi stanno nel cuore, perché gliele devo ricordare. Quando ci fu il primo giorno di riprese di Un sacco bello, lui il pomeriggio venne e mi disse, andiamo a mangiare due supplì a Trastevere. Lui non doveva mangiare i supplì perché era un po' cardiopatico, un po' le cose, però andammo ugualmente di fronte, vicino da Ivo, là, con questi supplì che gli sgocciolavano subito la maglietta, subito piena di patacche, Sergio, stai a chi se ne frega, mangiassi i supplì. Poi faceva, allora sei pronto per domani? E dico, sono pronto, sì. Domani ti viene a prendere se è tre quarti l'autista? Dico, lo so. Dico, speriamo di dormire. La notte prima non si dorme mai. Vabbè, cioè, proviamoci, lo so, ho messo, sei nervoso? Insomma, vabbè. Mi riaccompagnò a casa, mi disse, vabbè, vai, vai a letto presto, va. Prendete una camomilla, sì, la camomilla. Io già all'epoca piavo certe bombe per dormire. Ma la camomilla, dico, piero la camomilla, sì. Li fregavo a mia madre, me mettevo due anzoli insieme. Facevano niente, vabbè. La notte non dormivo. Allora suona il citofono alle 11 di sera. Mia madre va ad aprire, va al citofono, poi viene da me, apre la porta, io stavo a letto, figurati, cercando con gli occhi di dormire, ma Carlo, Carlo, c'è Sergio Leone. E che vuole? Dice, se scendi. Ma come scendo? Domani devo girare. Allora, mi rivesto, scendo giù e lui mi fece, ah Carletta, tanto non si dorme mai la sera prima delle riprese,
facciamoci un giro dei due ponti, facciamo Ponte Sissa, Ponte Garibaldi, Ponte Cosa, chiacchieriamo e poi va a dormire. 3-4 ore devi fare però, chiacchieriamo. E là nella chiacchierata tra Ponte Sisto a piedi e Ponte Garibaldi era meraviglioso, perché diceva, lo vedi quel palazzetto là, là ci abitava un usuraio che fu ammazzato qua a testa nell'acido. Ah, lo conosceva, era uno stronzo. Andiamo avanti. Qua c'era una prostituta, disse la mignotta, vabbè. Il protettore gli tagliarono la testa, era uno che faceva il capogruppo al cinema. Erano tutti racconti di un macabro spaventoso, veniva a fare una realtà trasteverina drammatica. Là c'era uno, c'era sempre qualcuno che aveva sparato, gli avevano tagliato la testa, o gli avevano ammazzato il figlio, gli avevano ammazzato la moglie. Fu una cosa drammatica. Però alla fine riuscì a distrarmi un pochino e allora io andai a dormire, lo ringraziai di questo suo pensiero, andai a dormire. La mattina, 7:15, doveva venire l'autista, che trovo Sergio Leone, che mi dice, abbassa il finestrino e fa, ti è venuto Sergio a prendere, dai. Così stai più tranquillo. Ecco, questo è un gesto che non dimenticherò mai, perché questo significa il vero produttore che comprende che il suo regista alle prime armi deve iniziare la sua prima prova e lui psicologicamente lo aiuta. Se non sbaglio, di produttore ne ho visto uno solo in una tua opera, che è Storia di Carlo, che c'è questo produttore macchietta. Sono così oggi i produttori? Un po' esagerato forse, o no? Però... Un po' esagerato in qualche modo, però ci sono stati produttori come quello. E poi voglio raccontare un'altra, l'ultima su Sergio Leone, che è troppo bella, questa è poetica. Un giorno il film era uscito, erano andati bene tutti e due. Un giorno passa sotto casa mia e mi fa, te vado ad andare a mangiare il pesce a Pratica de Mare? Sì, perché no? Allora scendo, andiamo con la macchina, andiamo a Pratica de Mare, chiacchieriamo al più o al meno, arriviamo a Pratica di Mare, che è oltre Ostia, e a un certo punto prende una strada, è un borgo Pratica di Mare praticamente, c'è solo l'aeroporto militare, e prende una strada verso il cimitero. Dico, ma dove stiamo andando? Al ristorante o al cimitero? Al cimitero. Ma perché? No, ma te voglio chiedere un parere. Allora, scendiamo dalla macchina. Mi fa, senti, secondo te, ti piace più qua la tomba o questa da quest'altra parte? Allora, tieni presente che qua c'è batte il sole la mattina, ma poi è buia dal pomeriggio in poi. Questa sta sempre al buio, però vedi che c'è il panorama davanti al mare che è meraviglioso. Ma perché mi chiede questi? No, perché mi voglio fare la tomba io qua. O questa, qua c'ho il mare, qua c'ho i pini, però c'ho anche il sole durante le cose. Che dici? Dico, scusa Sergio, ma queste sono tombe che sono occupate, c'è sta un nome, ma che ci frega? O levo, o faccio levare. Ma come lo fai levare? Fai levare un defunto? Se fa tutto. Che ti piace? Ah se, io non sapevo che dire, una cosa assurda, un teatro da assurdo era. Io dissi, no, guarda, io so più per l'ombra, a me l'idea del sole che sbatte, poi le cose. E dice, ma il mare? Beh, pure il mare, dai, il mare è meglio, dai. Lui la prendeva la tomba come la seconda casa, hai capito? Quindi questa era la cosa. E alla fine dovesse porto in quella là. Là, a Pratica de Mare, ha preso quella. Io non voglio manco sapere che fine ha fatto quel poro defunto là. Non voglio sapere. Incredibile. Me l'ha confermato Raffaella, la figlia. Papà è sepolto a Pratica de Mare. E quel giorno andiamo là. Ha voluto il sole e il mare. No, il sole. Ha preso il mare. Ha preso il mare, e il mare però con più ombra. È giusto, come dire, riposa in pace, deve riposare. Ma gli artisti devono essere un po' matti, tutti noi artisti siamo matti. Se non siamo matti, se non siamo un po' folli,
non va bene. Inutilmente bussa alla porta dell'arte chi è completamente nel pieno di se stesso, eh? Quindi bisogna ogni tanto essere un po' così. E Leone, come me, come tante che abbiamo le nostre fisime, siamo così. Abbiamo fatto le 10:30. Abbiamo fatto le 10:30. Io direi che... Sì, però visto che c'è questo, ti voglio raccontare... raccontiamo al pubblico il personaggio di destra, quello con gli occhiali da miope. Quello con gli occhiali da miope è che nel film San Coppello fa il cugino Anselmo, che parla così, no? C'ha questo dì che sempre deve mettersi a posto gli occhiali. Era... Come nasce? Una mia carissima amica era corteggiata da uno così, praticamente. Io ancora non lo sapevo. Mi dice: Carlo, vieni oggi un attimo a casa, mi devi dare un consiglio. Che consiglio? C'è uno che mi corteggia, è gentile, è carino, però io non sono convinta, non sono sicura. È un po' così, un po' buffo, però ho paura che non è spiritoso. Dico: guarda, se non è spiritoso, lascia per... Però c'è un bel lavoro, è rassicurante, è premuroso. Dico: ma la premura te ne freghi, se non è simpatico, non è ironico. Insomma, vabbè, vengo. Allora andai alle 4:30, alle 5:30 squillò il campanello di casa. Ecco come nasce questo personaggio, io l'ho preso da qua. Allora lei mi disse: mi raccomando, non fare battute, non mi fare facce, eccetera. Guardi e poi andrei via e stasera mi dice, va bene. Allora questo entra, vedo uno entra con un cappello da tirolese con la penna. All'epoca si prendeva la macchina, l'autoradio estraibile dalla macchina, e c'aveva pure il borsello che già deponeva malissimo. Allora, e entra dentro casa così: ti chiedo scusa per il ritardo, ti chiedo scusa veramente per il ritardo, ma guarda, un traffico così, poi dice che c'è crisi, ma dove sta questa crisi? Accetta, esce, 3 chilometri di fila, oggi che giorno è? È venerdì pomeriggio, la gente dovrebbe andare fuori, dovrebbe andare qua, no, tutti quanti a centro, ma io dico che c'è crisi, ma dove sta questa crisi? Poi prese una scatola e disse: ti ho portato una scatola di cioccolatini. Ah, grazie, fece lei. Io già stavo così, con le mani così. E disse la frase più drammatica che abbia mai sentito da un uomo: ti ho preso questa scatola di cioccolatini è per addolcirti la bocca. Ad addolcirti la bocca, io guardai la mia amica e gli feci. E lei... E da quel giorno il personaggio come questo, io gli ho studiato tutto il DNA, come si comportava, e ho cercato di, e l'ho fatto diventare il qualunquista, cioè quello che dice, dicono che c'è crisi, ma dove sta la crisi? Esce, c'è cose. L'ho utilizzato per quello che doveva essere, e quindi fu anche questo. Come vedi, questo per dimostrarti che la strada da gente comune, l'osservazione, ti porta poi a... Devi avere però un orecchio e un occhio un po' particolare. Ma adesso c'è ancora quella gente, l'ultimissima, sì, c'è prego. Ancora questa gente qua che si può... Allora, imitare, oggi, me l'hanno fatta in tanti questa domanda, questa è una mia personalissima opinione. Oggi è molto difficile, perché? Perché c'è un'omologazione generale, soprattutto per quel che riguarda i giovani. Chiaramente io non posso più far giovane perché non sono un giovane. Però per un giovane che volesse ripetere un po' le orme della mia carriera o di tanti altri, guardarsi attorno e cercare di carpire un qualcosa, carpisci poco. Perché? Perché tutto è livellato nello stesso modo. C'è una globalizzazione... E quindi è molto difficile. Stesso taglio dei capelli, stessi tatuaggi, stessi colori, scarpe
più o meno simili, ma sempre o di quella marca o di quell'altro, sono tre. Sono tutti, e poi i discorsi, non c'è più la mitomania esplosiva degli anni 60, là, capito? È un po' alla Gassman, tipo sorpasso. No, oggi c'è un po' di depressione, infatti è il periodo degli ikimori, quelli che si chiudono dentro casa e stanno, non vogliono vedere nessuno, genitori e niente, stanno davanti al computer, vivono mesi là. Non tutti sono così, però chiaramente c'è una globalizzazione che rende tutti quanti uguali a tutti, quindi manca il senso del ridicolo, perché tutti in qualche modo alla fine siamo un po' ridicoli, questo è. Quindi è un po' difficile, ci vuole uno che abbia una sensibilità particolarissima, ma più che a trovare, secondo me, il personaggio, a capire qual è il tema da raccontare. Il tema da raccontare oggi ce ne sarebbe tanto, però devi stare attento. Oggi molti autori si buttano sul drammatico, sul dramma, sulla cattiveria, sulle periferie. Io francamente ho le palle piene un po' di questi film, non ne posso più, non faccio altro, no, basta, non ce la faccio più, cioè è arrivato un momento proprio per me di rigetto. Poi quello che è fatto bene lo apprezzerò, lo guarderò, ma vorrei una bella commedia scritta bene, ma in questo momento non si scrivono belle commedie, bisogna dirsi la verità, ecco, quindi perché? Perché si corre troppo, dai, dobbiamo consegnare, che così scrivi in un mese e mezzo un film, in un mese e mezzo non si scrive nessun film, quindi c'è molta approssimazione. Quindi per far tornare la gente al cinema c'è bisogno anche, non c'è soltanto bisogno che la gente è più tranquilla per il Covid e tutto, bisogna fare, siccome le piattaforme bene o male una qualità te la danno, insomma anche se è tutta un'altra cosa, però per tornare al cinema, e dobbiamo tornare al cinema, perché il cinema è il tempio dell'immagine, è condivisione, è aggregazione, per carità, noi dobbiamo fare uno sforzo enorme nella scrittura, e la scrittura secondo me delle nostre commedie o di altri film, soprattutto delle commedie, in questo momento è latitante, capito? Questo lo dico anche a me come per spronarmi, ecco, dobbiamo migliorare tutti, perché sennò il pubblico non lo recuperiamo più in sala, ci vuole anche questo sforzo da parte nostra. C'è una commedia non tua che avresti voluto girare? Cioè uno dice cacchio, forse sei arrivato, cioè anche vecchia, anche prima che ti mettessi a lavorare. Quando ho visto l'ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich ho detto questo è il film che avrei voluto girare io. È meraviglioso. Però non era una commedia. Non è una commedia, però un film è un grande film. Certo. Però se mi dici anche, dai, andiamo su un titolo più... Hollywood Party mi sarebbe tanto piaciuto. Però non sono nato là, sono nato... A Campo dei Fiori, quindi sì, è un po' più difficile. E forse non sono meno bravo comunque. Per chiudere mi hanno chiesto di passare un'altra clip. Possiamo scegliere tra la scena dell'iniezione del camionista, Brega Soralella, poi o Famostrano in macchina con la Gerini. Mi sembra che vogliono Famostrano, va bene? Perché sennò poi c'è anche la scena da Benedetta Follia, hai mai preso la rotula, ma... No, facciamo Famostrano, che tra l'altro finisce con una fotografia, quindi più o meno un po' diversa da quelle che hai fatto tu, ma che va bene per ricordarci che c'è al Museo Licini. Allora, se fai vedere quella dalla macchina, ti dico subito, quella scena non esisteva nel copione, come tante scene dei film fatti soprattutto con Claudia, che con Claudia spesso e volentieri facciamo un po' un terremoto delle scene che giravamo. Ci inventavamo delle cose e questa è una scena inventata, perché la scena era una scena di servizio. Io e lei, quei Black Sabbath, ma non ci devi... Invece l'abbiamo colorita con quelle battute che poi... certo, con l'autovelox, dai. Chi so questi morfin? Sì, ma non all'ultimo. No. A quello d'anno scorso. Te lo ricordi? Mazza, ci siamo fatta amore a ripetizione proprio. Dove stavamo?
Stavamo a casa di Fausto e Maura, all'uscita del gigolò a Torre in Pietra e in palestra al Budokan, dopo che t'hai risfonnato da addominali. Ma l'avevamo fatto pure a casa di tu zia a Formia sopra la lavatrice? Guarda che a Formia non erano i morfini, erano i nirvana. Ah. Ma dove sta che a testa quando fa amore con me? Guarda che io ci sto che a testa, sa? Dimmi allora dove stavamo quando avevamo fatto chi i Megadeth? Sul traghetto per Ponza. Chi Sant'Anna dove stavamo? A Roncobilaccio, mezza nebbia. Infatti, chi per Jam? Guarda che chi per Jam non l'avevamo fatto mai, eh. L'ha fatto con un'altra zoccola. Ma cosa dai, che stavo stronzo. Dai. E stava scherzando, dai, devo fare la dana, devo fare. Perché mi metti sti per Jam? Sì, ma quando li trovi per Gemma? Dai, chiappano uno a caso, dai. Ti vanno bene i Black Sabbath? E come famo? Un famo strano. 180. 220. Te va? Mi piace. Vado. Vai. Non voglio nemmeno guardare la strada. Voglio fare mosca cieca. Ma che gli stava a fare? A 220 all'ora. Non era una tua fotografia. Signori, vi voglio dire una cosa. Che una coppia di cretini ha imitato Ivano e Jessica e qua sull'Adriatica, vicino Riccione, l'hanno veramente fatto, l'hanno beccati. Uscì sul giornale alla fine degli anni 90 o i primi del 2000. L'avevano rifatto uguale. Quindi abbiamo dato un pessimo esempio, però erano due imbecilli, ovviamente. Si poteva però, fare. Carlo Verdone, grazie. Ma voglio fare mosca cieca, è bello, Cioè, è la voglia del suicidio proprio. Grazie a tutti, è stato... Sono contento di aver... Grazie. Sono molto contento di aver accennato un pezzetto del prete... un pezzetto di qualche personaggio, perché posso dire ho calcato il palcoscenico del teatro di Ascoli e quindi e ho avuto una bellissima platea tutta piena. Grazie di cuore, veramente grazie, vi voglio bene, grazie. Ringrazio Carlo della sua generosità e Paolo Mereghetti per la competenza con cui ha condotto questo dialogo unico, veramente un debutto teatrale qui ad Ascoli, grazie a entrambi. Domani Federico Buffa, Italia Mondial 1982-2022, dialogo in video di Dino Zoff e Maurizio Crosetti e lo spettacolo Di e Con Federico Buffa, Alessandro Nidi al pianoforte. E ora sono già sul palco i protagonisti, richiamo sul palco Marco Fioravanti, Giorgia Latini, Stefano Papetti, Stefano Losani, Mario Andreose, Eugenio Lio e Paolo Mereghetti e Carlo Verdone, la rosa della Milanesiana.